Allora, rieccomi qua. Sto riuscendo a fare un altro video per voi, apposta per voi. Speriamo bene perché sono prodotti importantini e voglio riuscire a farlo prima di andare a cena. Allora, siccome la cena è già pronta, ma posso anche aspettare. Non ho molta fame, ma facciamo veloce, dai. Allora, sono stata, non so se ieri o avantieri, sapone e profumi. Per chi ha sapone e profumi, in Sardegna, ovvio. Ci sono tante belle cose come anche acqua e sapone che si trova in tutta Italia. Ma vabbè, dettagli. Allora, ho preso due doppioni di menta dente. Non vi dico i prezzi perché non me li ricordo. Però vi faccio vedere i prodotti che ho preso. Menta dente. Scusate, ma c'è un'amica che mi sta chiamando. Vabbè, poi. Aia. Ho letto un brutto messaggio. Vabbè, c'è un prete. Non è diretta a me, ma ve ne parlo un altro momento se posso, se no niente. Allora, niente, questi vi dicevo, Urturbans e Mentadent, questo coltore più dentifricio che ho preso, vedete? E questi della 500 ml di prodotto. Poi, Fructis. Garnier Hydra Ricci, vedete? Già, non so che li mettete sempre, vedete, ma assicurami che voi vediate almeno 250 ml. È questo. Poi, che altro? Vabbè, adesso io questi li metto dentro perché non ho voglia di stare lì a rimpacchettare tutto e li rimetto come li ho trovati, sempre che non mi perdo nulla. Ok, no, non perdo niente. Non si sa mai con questi pacchettini e pacchi. Metto qua dentro che è meglio. Poi, altra busta che ho qua sotto, non tiro su perché sennò è pesantissima. Ho preso un oleo crema che non mi ricordo quanto ho pagato, ma il resto, caso mai vi metto, se mi ricordo per il troppo caldo che ho, la scleraggine che è la mia abbattimento, perché nel senso che ho caldo, quindi non mi ricordo manco di esistere. Vabbè, lasciamo perdere. No, a parte il modo scherzoso che sto sdrammatizzato per il caldo che ho, se mi ricordo mi metto quanto ho speso in totale complessivo. Comunque niente, l'Eo Crema, questa è per tutti i tipi di pelle, whole skin, leggera, ricca. Nuova formula, 48 ore di idratazione, vabbè, all'olio di argan e crema corpo, 400 ml, vedete? 400 ml, questa è l'argan. E tra l'altro questa mi sa che l'ho trovata recensita sul canale di Floriana Scalici, vabbè, sì, avete capito chi è. Floriana Scalici è un canale di trucco, ma anche di paranormale. Vabbè, lasciamo perdere. No, per dirvi che mi piace molto quel canale, anche se non lo guardo sempre. Poi, da tanto tempo che desideravo novità Bioncen, lo shampoo, sì, lo shampoo. Buonanotte, ciao Melania, ci sei, ci fai, ti connetti. Allora, trovavo il bagnoschiuma in televisione sponsorizzato della Bioncen. L'equilibrante alga spirulina, questo qua, e questo ce n'è da 750, 750 ml di prodotto per un paio di 12 mesi e non è male per niente, anzi io non l'ho mai provato, ma forse campioncino, sì, non lo so, non mi ricordo, comunque forse non l'ho mai provato, quindi non diciamo cavolate, però mi ha ispirato, l'ho voluto acquistare, ovvero provare. Appena a posto lo provo. Poi, dove lo metto? Non lo so, lo metto qui. Come ultimo prodotto che mia nonna le sembrava un detergente intimo, ma anche no. Poteva anche leggere, ma lei senza occhiali non vede una fava, quindi vabbè. Orchidea rosa rilassante. Cancella lo stress e dona rela top, relax, top. Vabbè, quanti ticchi ho fatto? Vabbè. 250 ml di prodotto, anche questo. E questo è di Venus ed è un bagnoschiuma, va benissimo. Ok, ultimo prodotto, ma non per importanza, ce n'è altri, no, l'ultimo appunto, ed è una ricarica sapone della Vidal e ce n'è 1,5 litri, vedete?
qua, no, non si vedrà mai la mazza. Sì, ecco qui. Maxi risparmio, vabbè, questo qui in plastica, che la plastica andrebbe eliminata dal resto del mondo perché stiamo inquinando troppo, ragazzi. Ci vorrebbe un po' più di rispetto per la terra, per la nostra terra, la quale, per il nostro anzi pianeta sulla quale abitiamo. Ma alla fine, no comment, perché ci vorrebbe rispetto e meno plastica e più cose più biodegradabili. Vabbè, adesso non qua non sto a fare la ramanzina, a fare l'assurda maestrina, ma non mi piace tanto questa cosa della plastica, continua a esserci. Comunque, lasciamo perdere questo discorso, comunque, nulla. Questo è, sì, appunto, qua ci sono le immagini, non so se potete vedere. Che travasate dentro il vostro barattolo dentro il vostro dosatore di portasapone. E ovviamente questo è sapone liquido idratante. Idratante già lo è perché l'ho provato migliaia di volte e mi piace un botto. Comunque, non so quanto l'ho pagato, mi hanno detto che è buonissimo questo come. Io ce l'ho in bagno schiuma questo Vidal, però. L'ho voluto provare così è. Adesso io questo lo metto da un'altra parte prima che mi sfascia tutto qui. Io non ho ancora provato questo bagno schiuma della Beyoncé, però mi ha ispirato, sempre visto in pubblicità. E così ho voluto fare. Ho voluto dare un'occhiatina. Ok, per il momento lo metto qua. Mi sono preso un colpo. Niente ragazze, il video finisce qua perché non so se lo carico adesso o dopo, anzi l'altro lo sto già caricando, il video che criccio. E l'ultimo prodotto che vi ho fatto vedere l'altro ve lo faccio rivedere in questo e sarebbe questo qui. Questo che vi ho fatto già vedere nell'altro ma è ripetizione perché mi ero dimenticata perché non sapevo se potevo far vedere o meno i prodotti che ho acquistato. A sapone e profumi. Comunque questo è il Tesoro d'Oriente Hammam. È appunto il deodorante per ambiente e non è male. Appunto, vi ribadisco, 750 ml di prodotto ed è top. Se non ne mettete un'assurdità nell'aria. L'ho messo anche nei pavimenti. Scusate un po' l'impapinamento, ma quando si è 1 o 2 giorni senza registrare, capite bene che dopo un po' la lingua si intertaglia, abbiate pazienza, ma i video li faccio così come credo. Comunque, questo è il deodorante che adoro da quando l'ho acquistato ed è ottimo, mi piace da morire, buono. Niente, ragazzi, questo era tutto. Dopo questo farò altro video, ovviamente sui prodotti terminati perché non ne ho molti. Sono quei pochini, quei quattro oggettini della casa, oggettini, detersivi della casa e non da far rivedere, cibario e detergenza della casa e poi niente.